Il disturbo ossessivo compulsivo è un disturbo neurotico che è stato studiato sia in psichiatria sia, diciamo, nella psicanalisi, in particolar modo anche da Freud. Nei primi lavori lui ha descritto dei pazienti anche famosi, ad esempio l'uomo dei topi e tanti casi clinici, che avevano un disturbo ossessivo compulsivo. Cosa significa avere un disturbo compulsivo? Significa che l'individuo ha perduto la libertà di muoversi, di comportarsi, ma è schiavo di una specie di regola autoimposta per cui deve seguire una specie di cerimoniale. Chiaro? Deve ripetere 10 volte una certa parola, deve eseguire un tale esercizio camminando, cioè è una situazione in cui la persona è costretta, diciamo così, entro schemi ripetitivi e che naturalmente lo disturbano. La persona che ha un disturbo ossessivo compulsivo soffre perché si rende conto che le idee, le esortazioni, gli ordini, i cerimoniali che il paziente deve fare, ad esempio prima di andare a dormire deve mettere quel vaso in un certo modo, chiudere il libro in un certo modo, accendere e spegnere la luce 10 volte, quindi una serie poi di cerimoniali che tendono a diventare sempre più, diciamo così, ampi e quindi sempre più costrittivi. Cioè, in questo caso il paziente è schiavizzato da questa voce, che è una voce poi che ha un carattere, diciamo così, imperativo e minaccia catastrofi. Se il paziente non esegue bene tutte le cerimonie che, diciamo così, la voce gli impone, sarà responsabile di una catastrofe, morirà la madre, la fidanzata andrà sotto un treno e così via. Tanto è vero che Freud, quando ha studiato la religione, e siccome tutte le religioni hanno dei cerimoniali molto estesi, no? Anche la nostra religione, cioè la religione cattolica, la messa, la comunione, Freud ha messo anche in luce che alcune religioni, o gran parte delle religioni, sono praticamente delle costruzioni di tipo ossessivo-compulsivo.